Presidente un pareggio che alla fine avrebbe dovuto dargli vittoria, nel senso che dagli episodi, nel senso che noi abbiamo forse commesso qualche ingenuità in difesa e in avanti forse potevamo essere un po' più cattivi. Per due volte in diretta ho gridato rete e questa palla è finita per un nulla. Davvero un peccato il primo gol subito, è un peccato perché fortuna era molto individuale, peccato. Peccato perché la squadra credo abbia fatto una partita migliore della domenica scorsa, come intensità, come corsa, e poi tante occasioni da rete sfumate per un non nulla. Pazienza. Quanto ha inciso ancora la condizione non ottima? Ma è chiaro, non abbiamo spinto per 90 minuti, però mi sembra rispetto a domenica scorsa di più. Crescita. Cresce, speriamo ancora di andare avanti. Concordo pienamente con il tuo discorso del fatto che la condizione è in crescita. Ho anche detto in radio cronaca che quando si accende Ibrahim si accende il Pisa. È stato un po' troppo forse impostato il gioco sugli 11 che tra l'altro ha giocato una partita a mio avviso di livello notevole. Ma poi come ho preparato per andare con lui all'uno contro uno con il difensore laterale avversario, perché sapevamo che lui lo poteva mettere in difficoltà, no, il piano tattico era riuscito bene, non sono riusciti bene gli episodi. Giustamente, per il Pisa in crescita dal punto di vista atletico, quanto incide il fatto di dover ora in settimana dover disputare due incontri ravvicinati? Era meglio se non ci fossero stati, questo è il dubbio, però se il calendario dice questo dobbiamo farli e farli bene. Comunque andiamo anche a incontrare due squadre che non stanno benissimo, in quanto il Mazzolari ha due punti e Rosignano uno per il momento. Ma non mi sembra che giochiamo con Rosignano. No, no, ragione, scusa, Rosignano gioca il 4 ottobre, sai, con questi calendari avvicinati non ci si capisce più nulla. Comunque non vuol dire niente con chi andiamo a incontrare, speriamo di crescere noi. Cosa si aspetta, se si aspetta qualche cosa dagli ultimi giorni di mercato? Mi aspetto qualcosa perché sappiamo tutti che dobbiamo completare. Però speriamo di poterla completare al meglio. Avete già qualche idea? Ma non sto parlando di nomi, ma sto parlando di reparti. Senza dubbio, se non avessimo nemmeno idea. No, dicevo su quale reparto. Idee chiare sui reparti. Su quale reparto? O tutti? Su tutte e tre, credo. Tutte e tre, senza un problema. Va bene, ringraziamo quindi. Aspettavo un modo così determinato. Sì, certo, me l'aspettavo. Determinato. Nonostante il vario ovviamente, evidente. Se giochiamo qua dobbiamo all'inizio aspettarci di tutto e di più. Successo anche noi che non ci aspettavamo una battaglia così aperta. Questa presa in mano la partita dalla metà del primo tempo, quella condotta nel senso dell'intervento. Nei primi minuti, secondo me, c'è stato semplicemente un errore individuale che ha portato al gol, ho cercato anche un approccio un po' difficile. Non avevamo iniziato molto bene, però la partita era controllata, direi, in maniera precisa. È stato determinante perché un gol prima o poi lo facevamo, era un vinto, peccato, però calcio anche questo, le condizioni alla fine, sì. Visto, perché lì era oltretutto, no? Con quel fallo alla fine del primo tempo e abbiamo preso anche un giocatore importante per la ripresa, sicuramente anche quello non è stato un momento fortunato. Ma stamani vedremo domani. Sono una volta, ma chi lo sa, il problema è il ginocchio, speriamo non sia niente. Quindi porro. Speriamo non sia niente. Ora poi riprendete quando mi sta parte di domani. C'è domani. Domani, no. Subito. Grazie.